Bentornati raga, qui Gonzo Jazz Gaming. Siamo ritornati nella comunità della stagione 16 di Last Day on Earth, che si è presa già una volta la mia vita. Ci troviamo qui per due motivi in particolare. Il primo è perché voglio dare un'occhiata alle ondate della prova di volontà. Il secondo motivo è che molti di voi mi hanno detto che mancava un pezzetto, cioè la missione del boschetto dei pini che ci darà Marcus. Ora, io avendo perso ieri e non avendo rifatto tutte le ondate, non sono arrivato al livello di reputazione amichevole. Infatti ricordiamo che per ognuno di questi livelli, il tizio tatuato qui, facci vedere i tuoi tatuaggi, ho capito, è buono, è inutile che mi parli in faccia, ci darà una missione e questo varrà anche per gli altri NPC che incontreremo durante la seconda e terza settimana. Quindi, io ne approfitto per dargli qualche seghetto in più che mi trovo così. Perfetto. Vediamo un po' con Marcus che cosa ha da dirci. Tu e Jacob siete stati bravi e ora potete partecipare alla grande caccia nel boschetto di Pi. Grazie uomo tatuato, ci vediamo lì. Poi io manco sono tatuato, però mi piacciono i tatuaggi, onesto. No raga, buona caccia. Ci siamo messi d'accordo io e gli sviluppatori. Ho detto, oh, che non facciamo sta stagione buona. No, scherzo. Oh, raga, allora ci siamo. Ho aspettato questo momento per tutta la vita, maestro. Sì, pure io. Non esagerare. Quello che facciamo è importante. Il raccolto di quest'anno dipende dal nostro successo. Sono sicuro che i nostri antenati staranno pariando. Che cosa cacciamo oggi? Lupi. Bene, bene. Ancora? Bene, bene. Allora, questa qua me la potevo fare pure con... pure a pugna sto... Scusate, eh. A pugna ma me la faccio. Andiamo a caccia, ragazzi. Caccia. No, ma qua muoviamoci. Sta tutta roba buona qua a terra, caro. Raga, aspettate. Aspettate. Che stanza può avere questa cosa? Oh no raga, cacciamo i piedi di porco raga. Che state facendo? Siamo tutti morti. Stupidi bastardi, avete ucciso Biscotto. Siete tutti morti. Cosa hai fatto figliolo? Ma io volevo solo aiutare il cervo. Cioè in pratica hai detto che siamo tutti morti perché c'è qualche culto strano dietro i cervi. Chissà perché, eh? Vabbè Marcus, io non so cosa posso dire. Io rispetto le vostre tradizioni e non ho idea di cosa è successo, mi dispiace. Cioè, ma quindi i cervi io non li devo toccare? Ma perché io ne ho uccisi proprio a decine? Raga, comunque a me questi non è che me la contano giusta, eh. Tra l'altro, Bosco ci segnala che da questa le sentite? Ci sono le voci del trailer. Qua, raga, è raccapricciante. Ora diamo un'occhiata alle ondate. Dopo aver scelto il nostro premio, possiamo partire. Come vedete dal video, la prima ondata si può fare tranquillissimamente armati di piede di porco. Tra l'altro, se hai visto il video di ieri, non solo saprai come funziona questa stagione con i punti, le varie zone e quant'altro, ma saprai che per queste ondate il tuo peggior nemico è il tempo. Quindi cerca di posizionarti nel punto in cui escono gli zombie. La seconda ondata è molto simile alla prima, solo che arriveranno un po' più di zombie e tra questi spawneranno i parassiti rossi, gli stessi che becchiamo anche al boss A1 del laboratorio, cioè l'ibrido necrotico. Le raccomandazioni sono le stesse della prima ondata. Non preoccuparti troppo di questi parassiti perché non fanno danno, ma ti stoneranno e ti faranno perdere tempo. Per cui puoi liberarti di loro semplicemente camminandogli sopra, attivando il loro attacco ad aria ed uscendo dalla zona continuando ad uccidere gli altri zombie senza troppi problemi. Se hai la terza tasca, ti consiglio di tenere un'arma da fuoco di riserva sulla seconda, in modo tale che se il tempo non dovesse bastare, la equipaggi e ce la dovresti fare senza troppi problemi. Alla terza ondata, oltre ai parassiti, potrebbero uscire due zombie sputatori, il cui getto tossico ci rallenterà e ci potrà distruggere la corazza solo dopo 3-4 colpi. Io onestamente ho già provato varie volte a farlo in un approccio economico, cioè con armi da fuoco senza modifiche, ma onestamente secondo me non ne vale la pena ed è molto più complicato.
per cui la prima considerazione è che dovresti fare questa terza ondata solo quando il premio ci ripagherà del rischio, dello sforzo e dell'investimento. Qualcuno segnalava addirittura che dalla terza ondata si potrebbe beccare una tessera viola. Ecco, quello è un tipo di premio che sicuramente vorremmo grindare. Infatti, per quanto riguarda la reputazione e i punti stagione, siamo ancora solo all'inizio della stagione, possiamo fare quanto ondate vogliamo e quindi non dovrebbe essere un problema grindare il pass fino ad alti livelli. Alla fine io sono venuto con una corazza tattica, una Glock con modifiche comuni ed un M16 con modifiche comuni a stabilità, e nonostante abbia cercato di evitare il loro sputo cercando di girarli intorno e di ucciderli molto velocemente, ho comunque buttato via una corazza tattica. Questo è tutto quello che c'era da sapere sulle ondate della prova di volontà. Se vuoi sostenermi lascia un like, commenta e se non lo sei già iscriviti e attiva le notifiche, così non ti perderai neanche un contenuto a tema Last Day on Earth e non. Qui Gonzo Just Gaming, buona caccia!